Ospite di Verissimo di ieri, 7 novembre 2020, sabato, è stata la bella, brava e simpatica Rita Pavone. E pensate che ha parlato di lei, la cantante giudice di Ultra Catarnau, ha raccontato un momento molto duro, drammatico della sua vita. E avrebbe detto: mio fratello Cesare si è ammalato nel luglio 2018 e da lì non mi è più importato di niente. Gli sono rimasta vicino fino alla fine. È scomparso poco tempo fa. Da piccolo aveva avuto la poliomielite, ma per miracolo è guarito. Eravamo poveri, ma molto uniti e dignitosi. E poi Rita Pavone parla del suo rapporto col marito Tony Renis e avrebbe detto: è stato il giusto sliding doors, è una parte fondamentale della mia vita. Adesso inizia a perdere la memoria. I 19 anni di differenza purtroppo si fanno sentire, ma la voce che ha, che ancora canta, a 94 anni di età. Bene, dunque una Rita Pavone piuttosto triste, quella che si è vista ieri, 7 novembre, sabato 2020, a Verissimo, dove si apre a 360 gradi, e parla e del marito Tony Renis e dell'amato fratello Cesare, che purtroppo è morto. Vi ringrazio per l'ascolto. Questo video non vuole ledere la privacy di Rita Pavone, ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe stato dichiarato di recente a Verissimo. Ciao a tutti dal vostro Leandro, narratore italiano.